entriamo da qua. Cerchiamo di chiudere col nastro dritto per dritto qui, chiudiamo quest'angolo e entriamo qua. Questa è la logistica e questo sarà anche il punto di raccolta. Sono i team USAR dei vigili del fuoco italiani e aretini a scavare in queste ore tra le macerie della Turchia per salvare più persone possibile. USAR, acronimo di Urban Search and Rescue, ovvero ricerca e soccorso in ambiente urbano, definisce l'insieme delle pratiche utilizzate per le operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture, esplosioni o appunto eventi sismici. Ne fanno parte anche due vigili aretini, Filippo Barbagli e Piero Conti. Una notte lunga, lunghissima, tra le macerie di Antiochia per i nostri pompieri, il team è stato impegnato nella città turca distrutta dal tremendo terremoto dello scorso 6 febbraio per cercare dispersi. A fianco dei vigili anche i medici e gli infermieri del 118 e le unità cinofile, alcuni cani addestrati per la ricerca di persone, sono infatti partiti dall'Italia per dare manforte ai soccorritori. La situazione operativa resta molto complessa per gli enormi danni causati dalla scossa di domenica, spiega in una nota il corpo dei vigili del fuoco. Nel frattempo è stato ultimato il campo base del contingente italiano ad Hatay. Due le persone, i ragazzi, salvati nella giornata di oggi da parte del team USAR in una palazzina che era letteralmente implosa su se stessa.